benvenuti sul Poppe. L'ultimo gioco di oggi è Poppe, l'uomo più infelice del mondo. Un gioco in cui c'è una donna che sta morendo, ma Poppe! Giochiamo subito? No, fatemi vedere un po' la grafica, che come al solito epic, sì, epic, a tua sorella glielo dici epic, epic un corno. Brightness tantissima, deve essere tutto bright. Play! Chi è questo signore? Perché esce? Play! Va bene. Ah! Se chiudo il... No, ragazzi! Se chiudo il gioco devo rifare tutto! Ciao, Rosella! Aspetta, no, ritorniamo al main menu. The Unluckiest Man non ha load save system. Se lo chiudi lo devi giocare di nuovo. Non ci sono i salvataggi. Non ci sono i salvataggi, raga. Devi rifare tutto da capo. Eh sì. A che servono i salvataggi nel 2024? Aspetta, no, facciamo così, un secondo soltanto. Sì, tanto diamo solo una sbirciata. Io voglio vedere una cosa, voglio vedere giusto una cosa, fatemi vedere. The Unluckiest Man. Full gameplay. Fatemi vedere quanto dura il gameplay di questo coso. Ah, raga! Ma dura 20 minuti. Dai, lo giochiamo tutto. Vai. Cloppiti, cloppiti. Ma dura 20 minuti. Una volta in Romania. Il 13 di ottobre, când umbra morții s-a pogorât asupra casei lui Dragomir. La lingua degli dei. Soția sa bolnava de tubercolosi. La moglie di questo signore aveva la tubercolosi e si stava attaccando alla vita. E aveva il tutto... Madonna, la signora è morta già. Disolvase plămânii pe care acum și scuipa pe cură. Una bambola di porcellana lei. Ei fu cuprins de suo marito era molto triste. Perché tutta la sua vita era... fatta con i plagi e aveva un sacco di sfortune che poi sono culminate con la morte della moglie. Ma che è? Fumi di meno, ma che è sto rumeno fortissimo? Omul se ridică și începu să bântuie prin casă. Io vi voglio dire soltanto una cosa, intanto che c'è la voce di questo signore che parla e dice dei fatti. Voglio dire soltanto una cosa, che questo è il gioco dello stesso sviluppatore. Perché l'hai portata via da me? Marianna! Madonna, è già morta, ragazzi, niente poppe. Volevo darvi un po' di poppa. Mi faceva vedere le poppe nell'anteprima. A quanto pare, amici, questo durere, è lo stesso sviluppatore di What Have You Done, Father? Această nenorocire. Cosa dovevo fare? Noapte, ultima fărâmă de credință e l'ultima speranza era svanita dal suo cuore. Madonna, perché io cammino dondolando? Vabbè, andiamo via. Ma che casa ho? Madonna, sono tutto un dondolio. C'è una chiave, la posso prendere? Ah, però non me ne posso andare adesso. Ecco perché l'avevo detto prima. Sì, è lo stesso di What Have You Done, Father. Uguale, è lo stesso sviluppatore. No, il cibo è andato male. Che schifo, raga. Qui ci sono dei tamburi. E qui ci sta la musica. Poi lui fa lo scrittore, ma a noi non ci interessa. E vabbè, qua ci sono un sacco di lettere e scartoffie, però questa è chiusa. Ma non ho uno scopo. Dottora, sono qui! Marianna! Tutta la zuppola. Vabbè, ragazzi, ce la mangiamo lo stesso, non si butta via nulla. Ricordate che in questa casa non si butta via nulla. Va bene, devo salire su? Tra l'altro è la stessa casa, ragazzi. È la stessa casa di What Have You Done, Father. Uguale. Entriamo nel mio ufficio. No, niente. Lui voleva vendere questa per avere le medicine, ma non aveva le medicine. Io intanto sto trovando un sacco di storie incredibili sulla vendemmia
e sulla tristezza, però non le leggeremo perché altrimenti diventiamo tristi e io non voglio diventare triste. Soprattutto non voglio far diventare... Ciao Daniela, non voglio far diventare tristi voi. Ma no, qua non vedo niente. Ah, il fucile. Bello. Ok, almeno non dobbiamo contare le zucche. Aspetta a dirlo. Aspetta a dirlo. Non voglio mangiare il polli avariati per il resto della vita. Ma vai che ti fai una fortuna di stomaco. Posso dire la verità? Non ho ben capito dove dovevo andare. Dove dovevo andare? Fața drăcească a Catrinei îl întâmpină în capul. È arrivata Caterina sulle scale, la fessa della zia. Ciao Gianchi. Caterina. După ce își reveni din uluire, dopo essersi recuperato dallo shock, l'uomo ha deciso di preparare il funerale per la moglie. De îngropăciune pentru femeia sa, cercando di dimenticare quello che aveva visto, dando la colpa all'alcol. Perché bevono tutti? Leave the house and look around for someone in town call out with a funeral. Va bene, quindi dobbiamo andare a cercare qualcuno per i funerali. Prendiamo la chiave e andiamocene. Come si esce da questa casa fatta di sterco? Suppongo di qua. Ma la moglie dal letto di morte, la vogliamo chiudere? Ma sì, l'alcol disinfetta. Ragazzi, come si esce da questa stanza? Ah, da qua? Qua. Yes. Oh, finalmente. L'inverno è arrivato, che bello l'inverno. Cui ma è mărturisească Dragomirov. A chi doveva confessarlo? A chi doveva chiedere aiuto? Străzile erau pustii, iar el plutea. Le strade erano deserte, ma chi è questa signora? Pavajului ud și rece. Marea își cânta jalea în vreme ce prima din soare. Ok, però lui aveva trovato praticamente questi due signori, deve chiedere al poliziotto oppure deve chiedere alla zinnona. Sticla cei pătrundeau adânc în car. Il gatto perfettamente dritto, è fatto di pietra. No, il gatto è di pietra, ragazzi. A chi chiediamo? Sta trasportando dei valori. Ah no, la signora non si può toccare. Salve signor Dragomiro, ma è pallido, tutto a posto? Ma sì, sto una favola, lasciami sta. Lasciami sta, tutto a posto. Salve signora, ah ma è una donna ricca. La signora a me mi gusta, ho capito, però anche meno. Oh, questo sicuramente saprà fare i... no, è sordo. Niente. Qualcuno che sa fare i funerali? Questo li sa fare i funerali, ragazzi. Questo è vestito proprio da signore che porta le bare. Ah, non riesco a finire questo lavoro. Ah, no, è occupato. Sta facendo... Funeral! Vai! Organizziamo il funerale di mia moglie. Salve! Dragomir è entrato nel funeral negozio. Donna ricca ci si ficca. Ciao Lilith! Va bene, il signore stava guardando fuori la finestra. Sembra un lupo mannaggia. E hanno fatto una conversazione per accordarsi con l'Undertaker. L'Undertaker. Voleva scegliere della roba per il funerale per capire come fare le robe. Allora, abbiamo bisogno di una bara con il cotone rosso. Ecco qua. Un cesto di frutta cardio. Allora, ragazzi, io vorrei della frutta a guscio. Ma un funerale si mangia la frutta a guscio. Ah, no, una croce. Io pensavo, vi giuro, avevo letto soltanto la prima parola e dicevo, ma scusami, che cazzo di funerali fanno in Romania? Danno le nocciole ai funerali. Eccola qui. E adesso dei fiori, blues. Eccoli qua. Trovati tutti, signor, tutto a posto. Pago. Il totale era tantissimo. Frutta guscio. Dragomir s-a așteptat. Magari si metteva, ragazzi. Vabbè, ci avrebbe fatto uno sconto. Non tantissimo, però. Non è scontato, anzi. Ha detto che queste sono cose di nuova collezione.
Ma ci credai, dragoni? Perché sono top gamma e quindi non poteva fare degli sconti. Io vi abbasso un po' il volume perché sennò sentite troppo rumeno. Fai contactless. E ho capito, ma lui non ce l'ha. Vabbè, se mi dai i soldi facciamo tutto. Condoglianze. Ma chi è che ha doppiato questo signore? Vabbè, noi non abbiamo i soldi, questo è ridicolo. Va bene, quindi cosa devo fare adesso? Devo cercare i soldi? Ah, magari c'è qualcosa di valore da vendere. Va bene, allora andiamo a vendere qualcosa di valore. Sì? Ma sto sbagliando strada. Ah, ho sbagliato strada. Erano 100 volte che stavo sbagliando strada. Ma andiamo a casa. Ok, salve signora. Condoglianze anche a lei. Proponiamo uno scambio in natura. Ma mia moglie è morta. Mia madre suggerisce di vendere la morta. Ma non si fa. Volgari. Vendo questo vecchio libro. No. Questo set da te. Il cibo corrotto. Fatto? A chi lo vendo? E a chi lo vendo? Ma non ho capito. Legalmente sì. Ho capito. A chi lo vendo il cibo? Questo lascia la porta di casa aperta. Ma a me in Romania si fa così. Catrina, sì, è morta Catrina. Guardi, mi ha fatto un prezzaccio bruttissimo. Ma scusami, io cosa dovevo trovare? Non ho capito. Sto sbagliando strada. Vendiamo nostra moglie. Ma basta! Non venderò Caterina. È morta. Un po' di rispetto per mia moglie. Le condoglianze prima di tutto. Cosa devo vendere? Le mie palle. Ma poi perché eravamo pieni di zucche? Eravamo pieni di zucche in casa. Proviamo a salire sopra. Posso vendere questo coso? No? Ah, nessuno lo voleva comprare. Perché è d'argento, ma non se l'è inculato nessuno. Va bene. Allora vendo questa. Benissimo. Vendo la macchina da scrivere che secondo me si possono fare dei soldi. E a chi la devo vendere? Su eBay? Posso vendere il... altro? Ah, no, ma sono dei secchi perché ci sgoccio la casa. Capito? Ma tu devi stare a Gega Serta. Chi devo vendere più? Salve signora, lei continua a essere morta, eh? Andiamo al banco dei pugni. E non so se... non mi hanno dato l'indirizzo. Orc de multura, drago mio. Ok, anche se odiava l'idea di vendere la sua macchina da scrivere, sembrava l'unica cosa di valore nella sua casa. Ma con una mano la tiene, ma quella è pesantissima. L'aveva ricevuta come regalo da Caterina. Era molto costosa in Germania, quindi doveva valere qualcosa. Mo' tipo gli vale 5 euro e ci ho rimesso. È qui? No. Da chi devo andare a vendere? Sempre dal funerale. Signor funerario, accetta pagamenti in carte di carta? Che? Rivenditela tu, che io non c'ho Vinted, mi dispiace. Però ovviamente Drad Undertaker non la vuole. Che schifo, ma che è sta roba arrugginita? Non me ne frega niente di questa cosa. Ti do 5 euro. Mica puoi pagare così. Non è mica come quando ti davi drink gratis. Stavolta voglio i soldi. Niente raga, non c'è cascato. Gli volevo fare il pacco. Gli volevo fare il pacco, ma non c'è cascato. Dragomir fu co prince. Quindi era molto triste Dragomir. Mai però poi ha avuto un'idea. Ha rapito la signora ricca. Qual è l'idea? E se avesse rubato un po' di soldi?
Vuoi toccargli il pacco? Era perfetto, giustificata. Era giustificata la situazione. Però dove poteva rubare 10.000 euro? In banca o dalla signora ricca? Vado a chiedere alla signora ricca se ce li ha. Risolviamo con un funerale vichingo, sì. A chi li devo rubare i soldi? Non saprei. Se li aveva rubati in banca era morto. Ma va, chi muore in banca? Nessuno muore in banca. 10.000 euro a piacere. Devo tornare a casa a rubarli a me? Rubiamo il gatto ricco. Sicuramente vale qualcosa il gatto ricco. A chi li devo rubare? Ma sì, ma infatti, ma, cioè, ma butta tua moglie dentro un fosso e chiudi. Sul fatto che dobbiamo fare i funerali con la bara che si muove, il becchino che balla la lap dance, i signori che ti fanno le pizze fritte. Ma si è spaccata casa, amore? Oh, è ancora morta. Meno male. Ok, e non ho amici. Forse per Undertaker in persona il wrestler. È per 10.000 euro. Te l'ho detto, dalle fuoco. Ma non posso. Questo è il coso di Katarina. Questo è sempre lo stufato che è andato a male. Queste sono le bottiglie di sugo che non funzionano più. Dove le devo rubare queste cose? Prendo un fucile. Con il fucile si ruba. No? È quello che si fa di solito. Pure io lo voglio il becchino in tanga che fa l'up dance. Vendi le zucche. Sì, con tutte quelle che abbiamo. Ma posso, scusami. Va bene. Io a chi lo devo chiedere il fucile? Mo? Cioè, a chi devo rubare? Devo cercare un libro sui furti? Madonne, io venderei casa. Ma sì, ce ne troviamo una più piccola. Tra l'altro tutta sta munnezza che ci sta dentro, è meglio venderla piuttosto che ripulirla. Il camino. Devo vendermi i quadri? Io sto avendo delle perplessità, ragazzi. Sto avendo delle perplessità. Amore, dammi un segno. Vendiamoci noi. Amore, dammi un segno. Io non capisco a chi devo andare a rubare. Ma fra l'altro non ho nemmeno la roba per rubare. Non ho l'attrezzatura adatta. Questa abita alla Reggia di Caserta e poi non hai soldi per il funerale. Ah, c'era un simbolo rosso. Ah, Madonna Masha, meno male che ci sei tu. È chiusa. Devo aprirla prima che torni il postino. Però come? Posso provare a... E come la apro? A calci, ragazzi. Sparo. Come la apro? Ho un piede di porco! Sì! Mi perdoni, Dio, però non c'era altro modo! Oh, sì! Pacchi di soldi! Ma sono 9.500! No, ragazzi, ma ce ne saranno... Questi non sono soldi! Ce ne saranno altri! Che palle! Giusto per mantenere un profilo basso. Vabbè, ma chi ci ha visto? Vabbè, dai, facciamo un po' di sconto. 9.500, uguale. Facciamo sto funerale. Amico! Te! Dragomir Trantite. Te, c'ho i soldi. Beccati questo. Ma questo li conta e dice, ma non so 10.000. E infatti, vedi? Guarda i soldi e poi dice... Ma io so che tu sei senza una lira. È strano che ti in manco meno di un'ora mi hai portato 9.500 euro.
Però non ti faccio altre domande. I soldi sono i soldi. Ma mi devi ancora 500 euro. Altrimenti riduco la qualità del funerale. Ma... quello che posso offrirti con 9.500 euro sta tutto lì dentro. Non è che poi vuoi riportarmi alle autorità, va bene? Quindi me lo devo fare da solo il funerale. Va, quest'è. Ma ragazzi, ma questo ho preso per 10.000 euro. C'era una vecchia bara e un sacco di spazzatura. Ma io lo scusami, ma non mi ha fatto il preventivo per quello che ho detto io? No, aspetta, scusatemi, ma mi ha fatto... Io gli avevo chiesto il preventivo, lui mi ha fatto il preventivo e mi ha detto 10.000. Ma non ho capito, ma è una truffa, è umiliante. Basta, glielo vado a dire. Karen Mod, ma io spacco la faccia a questo. Ehi, si è chiuso dentro con i miei soldi. Bastardo. Ti spacco il cranio. Dov'è la mia piede di porco? Datemi il piede di porco. Con 500 euro in più venivo a un funerale da re. Invece adesso abbiamo i poveracci con l'ascia in mano. E non ce l'ho. Ah, questa. E non la prende. Nostra moglie si sta rivoltando nella tomba che ancora non ha. Signore, lei ha un piede di porco? Io me lo vado a riprendere. Ti prego, dimmi che posso prendere una bottiglia. No. Devo andarmi a riprendere il piede di porco, suppongo. Come dura la vita di quest'uomo? È un uomo molto triste, molto sfortunato. Ma ragazzi, questo non prende l'ascia. Ah! E quindi è arrivato il momento del nostro fucilozzo. Mo ti faccio vedere io! Mannaggia, mi ha truffato, ragazzi. Onesto, mi ha truffato. Se truffa, diventa uno shooter adesso. Nessuno se la prende con la mia Caterina. Mai. Vendetta vera. Corro. Se non prende, giustamente, lascia. Si è recato alla stanza del funerale dove voleva confrontarsi con il bastardo. Non era mai stato umiliato così in tutta la sua vita. E di tutte le volte, che è proprio in quella in cui era un momento difficile, nessuno gli dava una mano. Povero Dragomir. Ascolta, imbecille! Nessuno si prende gioco di Caterina. Nestrunz, mi ha preso in veno pezzi, uomo, che sono disperata. E adesso dammi tutti quello che hai. E voglio un funerale incredibile. E poi mi faccio ammammata. Brucio tutto. Tutto. Mi prendo pure i soldi, a fangulo. Tutto gli brucio. Brucio tutto. Madonna, mi faccio pure la mamma. Dov'è la mamma? Datemi la mamma di quest'uomo. Va, andata. Ah no, qua. Quell'uomo non aveva mai immaginato che tutta la sua vita sarebbe andata in fiamme. Urlava e sbraitava più di quanto Dragomino stava piangendo per Caterina. Il vedovo invece si stava preparando al funerale. Siamo un po' rancorosi, è la storia della mia vita, ragazzi, Questa è la storia della mia vita. Io è così che voglio essere ricordata, come una donna rancorosa. Oh, che bello, c'è pure Padre Pio lì, guardalo. Abbiamo fatto così le cose di lusso che mi hanno resumato Padre Pio. Guardalo, vedete che i soldi fanno la felicità, vedi?
Vedete che i soldi fanno la felicità. Io ho preso questi cosi, ma per quale motivo questi fiammiferi? Dove, cosa dovrei fare della mia vita? Padre Pioschi. Sì, padre Brioschi. Se gli dai la mancia non gli dia le monetine. Ma smettetela. Picchiamo pure il padre. No, 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 sta facendo il suo dovere. Ma devo andare a accendere un cero a San Gennaro? Cosa... qual è il punto? Damo fuoco anche alla chiesa. Dragomir li sgoniti in corte episerici per me. Ah, Dragomir ha cominciato a urlare vicino al signore sordo. Devi andartene via! Guarda che sta facendo il funerale di mia moglie! Non c'è posto per quelli sordi come te! Adesso stai guardando un rispettabile cittadino! E mi devi chiamare come signore. Vabbè, tanto questo non sente, sto perdendo tempo. O stiamo esagerando, è vero. Allora, devo buttare la spazzatura intorno alla chiesa. Ok, quindi devo pulire la chiesa. Puliamo la spazzatura, puliamo la spazzatura. Poi, devo accendere le lampadine. Dove sono le lampadine, ragazzi? Ci sono delle lampadine. Ah, qui. Accendiamo le lampadine. Eccoci qui. E devo rimuovere il tombino. E come lo rimuovo? Ragazzi, come si rimuove un tombino? Non mica lo so. Col piede di porco. Ma tutto col piede. Non c'è più TNT. Ma che cacchio di. Padre Pio. Padre. Padre non mi ascolta. Con il fucile facciamolo esplodere. Ma ci devo mettere mia moglie. Capo, dammi una mano a levare sto tombino. Dammi una mano a levare questo tombino. Toglilo. Oh, santi numi. Come passo? Mi sono incartato. Forse lo devo attappare. Ah ah. Un leva tombini! Yes! Oh, i miei peccati saranno mai perdonati. Ma sì, dai, Dragonis. Dopo il funerale mi sono avvicinata a Dragomir per proporgli di fare delle cose insieme. Perché ero deliziato da quello che aveva fatto nelle ultime ore. Ma all'improvviso, dal nulla, un signore ubriaco ha perso il controllo della sua macchina e si è buttato proprio addosso al tizio sordo, rovinando tutti i miei piani. E mi sono infuriato molto. No! Vai via, signore! Vada via! Mide traci! Ci l'avevamo appena inorocito in chiare le mele. No, avevo il bastardo tra le mie mani. Ci ha scappato proprio di tu la cella del soufflet. Quel bastardo aveva fatto, salvato la sua anima. C'è crudo. Ah, questo era il diavolo che si era venuto a prendere a Dragomiro. Però non l'ha potuto prendere perché ha fatto un'ultima buona azione prima di morire. Capito. Vabbè. Poteva andare peggio. Poteva andare peggio. Belgio.